Giudico positive alcune decisioni del governo in materia di aperture di attività di ristorazione, nel commercio, palestre, piscine, ma ancora non basta, sinceramente. Bisogna riflettere sulla lettera che le regioni hanno scritto al governo, anche sulla famosa questione degli orari, dalle 22 andare più avanti. Qualcuno nelle file di Forza Italia l'ha chiamata operazione Cenerentola, tutti ricordiamo che Cenerentola doveva rientrare, ma a mezzanotte, no alle 22. Se i dati lo consentiranno, quindi questo orario deve essere portato più avanti, come ragionevolmente chiedono le regioni. Le vaccinazioni stanno procedendo, quelli che polemizzavano sulla Lombardia si ricordino che Bertolaso, con la sua capacità organizzativa, è arrivato a 60.000 vaccinazioni quotidiane in quella regione, dove con un tetto di 51.000 si contribuirebbe a quella cifra nazionale di 500.000 vaccinazioni al giorno. Le industrie farmaceutiche devono correre di più, non pensare solo al loro profitto. Scacca Barozzi e Farmindustria, anche tu potrai finire sul banco degli accusati insieme a Speranza, che è inutile dire, io non difendo affatto e non lo difenderò in Senato. Quindi orari più lunghi, l'operazione Cenerentola, più aperture, più attenzione ad alcune attività sportive e ricreative e alla ristorazione, perché questa distinzione pranzo e cena non ha senso. È bene sfruttare gli spazi all'aperto, ma con ragionevolezza anche chi non ha spazi all'aperto, al chiuso, con le distanze e con le garanzie si deve agire. Insomma, un po' più di coraggio, Draghi. Noi supportiamo il governo perché rispetto a Casalino e a quella catastrofe di Grillini, i seguaci di quello che ha fatto quel video orrendo, che schifo, che vergogna, Grillo, lo diciamo ancora e lo diremo tutta la vita, e tutti i suoi seguaci selezionati in base ai parametri di uno che parla in quel modo, ebbene, archiviata la vergogna di Conte e Casalino, Draghi deve camminare un po' più spedito, più vaccini, più aperture, operazione Cenerentola, perché le 22 è un po' troppo presto.